In questo probabilmente penultimo giorno di funzionamento della Camera, ma non lo dico troppo ad alta voce perché c'ho il mio capo qui vicino e potrebbe smentirmi quanto prima. Allora, vi abbiamo chiesto di essere qui con noi oggi perché vi presentiamo l'ulteriore evento dell'ECR Party, il gruppo dei conservatori e riformisti europei, il Partito dei Conservatori e Riformisti Europei, con sede a Bruxelles, di cui è presidente Giorgia Meloni e di cui immeritatamente sono io segretario generale, anzi instancabilmente, come dice la Meloni. Ho chiesto oggi di essere presente al nostro capogruppo Tommaso Foti, che ha seguito alcune delle nostre iniziative, al capo dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, che interverrà come relatore, ma in quel caso come vicepresidente del Copasir, e poi vi spiegheremo perché. E poi Dulcis in fondo, al nostro capo della moda ed è stato anche relatore ad alcuni dei nostri eventi. Presentati da solo però. Sì. Nome e cognome. Fabio Pietrella, questa è l'unica presentazione che va bene adesso. Grazie. Bene, Fabio ci ha seguito in molti eventi, è stato relatore in molti eventi, da Londra, ad Ischia. A Londra abbiamo creato i primi link, non i primi link, i primi nuovi link con i conservatori inglesi, dopo la Brexit, poi siamo stati a Sofia, poi siamo stati a Ischia a fare una stupenda iniziativa sul turismo, siamo stati in Israele a fare una meravigliosa conferenza sull'agricoltura innovativa. Questa volta tocca a Scilla e prima di tutto devo ringraziare l'europarlamentare Denis Nesci, che è l'europarlamentare eletto in quella zona, che si è fatto promotore di questa iniziativa. Anche con diciamo, a cui parteciperanno anche Vincenzo Sofo e Chiara Gemma, altri due europarlamentari eletti in quella zona. ECR Party Culture Weekend, che cosa sono queste iniziative? Sono delle iniziative per fare Europa. Vi invito peraltro ad essere presenti se lo potrete, perché troverete un modo diverso di comunicare attraverso le differenti nazioni. Oltre alla parte convegnistica, che ha dei contenuti sempre importanti, di cui parliamo fra qualche minuto, in realtà noi in questi European Culture Weekend organizziamo anche una serie di attività collaterali che servono per creare link. E vi assicuro che se una volta ci farete l'onore di essere nostri ospiti, vedrete come nelle cene, diciamo, di gala, in realtà sono abbastanza informali e molto divertenti, ma chiamiamole di gala, che noi teniamo. Persone che vengono da tutte le parti dell'Europa e anche oltre l'Europa, perché vengono da Israele, perché vengono da alcune delle nazioni che sono al limite est dell'Europa, perché vengono dagli Stati Uniti, dal Canada, riescono a fraternizzare, tutti seduti agli stessi tavoli, parlando un po' inglese, un po' spagnolo, un po' francese. Tanto italiano, perché incredibilmente ogni volta che andiamo all'estero troviamo un sacco di persone che parlano italiano, e quindi in questi modi ci si rende conto che l'Europa c'è. Diciamo che, citando un grande politico del passato, l'Europa forse è fatta, adesso bisogna fare gli europei. Andando nel merito, il leitmotiv di questo evento è Building Bridges. Quindi costruzione di ponti, vista in una logica estremamente ampia, quindi ponti sociali, ponti culturali, ponti economici e ponti fisici. E quindi abbiamo cercato di guardare questi grandi topics di livello europeo secondo le varie declinazioni. Quindi diciamo, affermare il ruolo dell'Italia, e non solo dell'Italia, ma anche della Spagna, come tutti i paesi del Mediterraneo, come bridge countries, e diciamo, rivendicare una collaborazione da parte dell'Europa, parlare dei bridge tra l'agricoltura e la green economy, parlare del ponte tra la Calabria e la Sicilia e delle prospettive di collegamento che questo genera, e parlare dell'Italia come un ponte all'interno del Mediterraneo verso le nuove economie dell'Africa, del Nord Africa, ma anche dell'Africa in generale, che aprono tutta una serie di prospettive,
sono, da una parte lo vediamo come una vulnerabilità perché è la nostra esposizione, ma dall'altro lo vediamo come una, diciamo, un problema si può trasformare in un'opportunità. Gli ospiti sono tanti, importanti, partendo dal presidente, dal vicepresidente di CR Party, Jorge Buxadé. Abbiamo quattro ministri, Marina Elvira Calderone, Raffaele Fitto, poi abbiamo Francesco Lollobrigida, ci siamo persi il quarto ministro, eccolo qui, Nello Musumeci. Abbiamo gli europarlamentari, come abbiamo detto, locali, partendo da Denis Nesci. Abbiamo, vado in fila perché li abbiamo messi in ordine alfabetico, il presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, che insieme a Giovanni Donzelli, che partecipa come vicepresidente del COPASIR, ci daranno un quadro di come queste questioni non possano essere diciamo ostacolate dicendo che creano un vantaggio per la criminalità piuttosto che differenti organizzazioni. Ci sarà il CEO, il General Director di Trenitalia, ci saranno i sottosegretari del Mastro Vandaferro e Patrizio La Pietra, ci sarà il capo della nostra delegazione al Parlamento Europeo, Carlo Afidanza, come anche il nostro presidente, co-presidente del gruppo parlamentare. Ci sarà Alessandra Priante, che è la direttrice per l'Europa del World Tourism Organization, e poi Giosi Romano, che è il presidente della ZES Calabria, e degli imprenditori, e soprattutto vorrei annunciare con molta soddisfazione che ci sarà il Massimo Torero, che è il Chief Economist della FAO delle Nazioni Unite, e quindi diciamo il dibattito sarà molto importante. Date queste indicazioni, diciamo, organizzative, il convegno si terrà la giornata piena il giorno 2, che è sabato, come di solito facciamo, con arrivo il primo e ripartenza il 2, perché attualmente abbiamo previsti circa 200 ospiti provenienti dai vari stati d'Europa e anche, come vi dicevo, oltre Europa, ma diciamo, la giornata clou sarà il sabato, anche se sfrutteremo il venerdì e la domenica per delle attività culturali, ricreative e di networking. Darei la parola al mio presidente. Grazie, ma solo per dire che mi pare molto politico il titolo del convegno: quando cresce il Sud, cresce l'Italia, cresce l'Europa. E questo è perfettamente in linea con la politica di Fratelli d'Italia. Molto spesso ci viene addebitato di esserci dimenticati del Sud. In realtà noi il Sud non l'abbiamo mai dimenticato e lavoriamo perché il Sud possa essere la locomotiva anche del prodotto interno lordo nazionale, perché, come dicono tutti gli studi, il prodotto interno nazionale può effettivamente crescere in linea o oltre quella che è la media europea se il Sud dà il contributo che può dare. Sotto questo profilo mi permetto soltanto di evidenziare due cose. Ormai il turismo si è destagionalizzato, quindi noi abbiamo una regione come la Calabria che, come altre regioni del sud, ad esempio la Puglia, potrebbero permettersi o possono permettersi di iniziare a pensare per i prossimi anni a un turismo che dura tutto l'anno, il che significa evidentemente diventare una fonte di attrazione notevole. Secondo, la Calabria ha anche una posizione geografica particolare perché è il terminale del corridoio scandinavo-mediterraneo e sotto questo profilo, lo diceva già prima il collega Giordano con molta chiarezza, noi abbiamo già a Reggio Calabria una eccellenza che è il porto di Gioia Tauro, ma l'eventuale possibilità di avere nei prossimi anni, certo, non fra due anni, ma fra 7-8 anni, la possibilità di collegare la Calabria e la Sicilia anche con quell'opera che altri hanno voluto massacrare nel passato, che era il ponte di collegamento tra la Calabria e la Sicilia, può effettivamente dare un impulso complessivo a tutto il sud, tenendo presente anche il riverbero che un'infrastruttura di questo tipo può portare proprio in termini di PIL, essendo un'opera pubblica che ovviamente riverserà nella sua realizzazione
diversi miliardi di euro. Ecco, mi pare che vi siano tutte le condizioni quindi per poter dare da subito una indicazione chiara a quello che è un tema altrettanto chiaro e che si collega anche già a un altro convegno che si era tenuto sempre ad Ischia, sempre a dimostrazione della grande attenzione che presta Fratelli d'Italia, ma in questo caso il Partito dei Conservatori e Riformisti Europei, per la politica del Meridione d'Italia. Lascio la parola a Giovanni Donzelli. Non c'è da aggiungere molto, ringrazio ovviamente Antonio per l'ennesima iniziativa organizzata in modo impeccabile con i conservatori. E noi ovviamente il percorso iniziato anni fa di Fratelli d'Italia con i conservatori europei si è dimostrato vincente sicuramente in Italia ma anche in Europa. Il riconoscimento internazionale di Giorgia Meloni è in questo momento anche uno strumento di traino per la nostra nazione. Questo è uno dei tanti passaggi, dei tanti passi che stiamo facendo per riuscire a rendere l'Italia sempre più protagonista nel mondo. Tra l'altro, fra i grandi temi che abbiamo e la centralità che stiamo dando e che grazie a Giorgia Meloni stiamo recuperando nel Mediterraneo e stiamo dando al Mediterraneo rispetto allo scacchiere mondiale, svolgere questo evento nel cuore del Mediterraneo è anche un simbolo importante in funzione proprio del ruolo che vogliamo e che pensiamo possa avere il Mediterraneo nel mondo e quindi l'Italia tramite il Mediterraneo nel mondo. Quindi grazie per l'ottimo evento, sarà un piacere, sarà tra i primi eventi alla ripartenza e quindi sarà un piacere riniziare così. Vi do una informazione di servizio perché ho visto uscire delle agenzie che dicevano Fratelli d'Italia organizzava. Allora, questo convegno è un convegno organizzato dal Partito Europeo e parzialmente finanziato dal Parlamento Europeo. Fratelli d'Italia è membro del Partito Conservatore Europeo. Ogni volta che noi organizziamo degli eventi nei vari Stati europei, il partito membro dello Stato ovviamente partecipa e contribuisce nell'organizzazione. Quindi questo è un passaggio importante da tenere in considerazione. Nel momento in cui l'avessimo fatto in Spagna sarebbe stato Vox, nel momento in cui l'avessimo fatto in Romania sarebbe stato il nostro partito conservatore rumeno. Non so se è stato chiaro la spiegazione, siamo a disposizione.